Ciao e benvenuti in un nuovo video. Allora, oggi guardiamo assieme alcuni dei prodotti più iconici del marchio Pixi e Belif, quindi tutti dedicati alla skincare, che sono facilmente reperibili su Sephora, Lookfantastic ed credo anche ASOS, sicuramente qualcosa anche da Zalando. Io direi di iniziare con Pixi. Sì, direi di iniziare con Pixi. Avevo questo set di prodotti, ad esempio. Questo è realizzato da mini size, ma comunque facili da testare e provare. Allora, in particolare questo è quello per le pelli miste, grasse, comunque da potere purificante. I prodotti sono questi e adesso comunque foglio alla mano vi parlo di tutto. Foglio alla mano perché ho i prezzi. Dunque, partiamo con il Glow Mood Cleanser. Eccolo qui, di cui ho anche la clip. È un deep freezing cleanser, quindi un detergente purificante. Questo è un 15 ml, piccino piccino, ma perfetto per i viaggi, ad esempio. E comunque l'ho usato per 3 giorni, mattina e sera, quindi ci sta. Prezzo 135 ml, 23,50 euro. Cosa che ho dimenticato di dirvi, ma ve lo dirò alla fine, perché ve lo dico adesso, lo dico alla fine. Allora, si tratta di un detergente per il viso che è in crema, va inumidito ed applicato sul viso. Ha il 5% di acido glicolico, che è perfetto per ridurre le imperfezioni ed migliorare la grana del viso. Molto valida. A me l'acido glicolico piace, anche perché si può utilizzare tranquillamente tutto l'anno, non è fotosensibilizzante ed oltretutto è abbastanza sensibile sulla pelle, in senso che è delicato sulla pelle. Questo detergente in particolare mi è piaciuto perché lascia la pelle morbida, pulita, con una bella sensazione di pulizia, fresca, però allo stesso tempo non ha l'irrita, non la secca, non si sente l'esigenza di applicare più creme del solito. Quindi mi è piaciuto molto, soprattutto per la pelle mista, a mio avviso è assolutamente consigliato. Andiamo avanti con il Glow Mood Mask. Questa è una maschera purificante e in profondità, dice sempre un 15 ml, il prezzo è di 45 ml, 23,90 euro. Mi è piaciuto tanto, ma davvero tanto, cioè è proprio un tipo carbone, sì, anche è un po' profumato, però mi piace. Lo applichi in strato leggero, lasci 10 minuti che non si secchi del tutto, poi lo rimuovo con quei pannetti in microfibra in modo che umido sulla maschera, come si dice, si rimuova più facilmente. Mi è piaciuto tanto, non me l'aspettavo, e invece assolutamente, perché è adatto per tutti i tipi di pelle, intanto, combina gli effetti di una maschera purificante ed energizzante, ed effettivamente mi è piaciuta, è inutile dire, mi è piaciuta, lascia la pelle pulita, in profondità, è abbastanza opaca, la senti proprio più pulita, ha una bella sensazione sul viso, quindi assolutamente a mio avviso mi piace e mi è piaciuto tanto. Ultimo prodotto, sempre con acido glicolico, è il Glow Tonic Exfoliant Toner. Questo è un 40 ml, è un tonico viso da applicare con un dischetto di cotone, quelli riutilizzabili, o come faccio io con le mani, a fine detersione. Quindi soprattutto sulla zona T, ed è un bel tonico che aiuta a purificare la pelle in profondità e migliorare la grana della pelle, la texture con acido glicolico. Ovviamente cercavo il prezzo, 100 ml 12,50 euro, 250 ml 23,50 euro. Mi è piaciuto tanto anche questo, mi sono trovata molto bene. Per quanto riguarda l'uso quotidiano, quindi tutto io lo uso alla sera, dopo la detersione, applico questo
lascio asciugare un attimo e poi applico cotonocchi, crema idratante. Ogni tanto volete passare dietro degli uccelli, sono le tortore perché qui c'è il loro mangime e quindi è ora che vengono a mangiare. Forse le vedrete, forse no, dipende se sono in vena di farsi vedere nella telecamera oppure meno, ma sono abbastanza abituate ad stare con me, quindi non c'è problema, non hanno paura. Su questo punto non hanno paura, tra un po' mi mangiano in mano e mi piace perché vengono, quando hanno finito la loro pappa, vengono a bussare alla finestra per dire: ehi, è finita, è finita. Selvatiche, ma molto domestiche, si vede che non ho gatti. Allora, questo mi è piaciuto davvero tanto. Lo alterno con un altro tonico, sempre con le stesse funzioni, quello dell'estetista cinica, la luce liquida. Loro due assieme. Uno o l'altro, mi trovo benissimo con entrambi. Assolutamente a mio avviso pelle mista, impura, da provare, perché secondo me fa la differenza ed è, a me è piaciuto. E quello che volevo dirvi intanto è: uno, se avete provato alcuni di questi prodotti, quali vi sono piaciuti di più, quali vi incuriosiscono. Due, che questo mini set, che è il Best of Bright, quindi composto da questo qui. Il mini set con il tonico, il detergente e la maschera è un mini set che è anche in vendita, ho visto da Sephora, non l'ho visto negli altri negozi, ma da Sephora questo set viene 22,90 euro. Il prezzo non è proprio concorrenziale, visto che sono prodotti piccolini, ma nel caso vogliate provarli per la prima volta e non prenderli in formato grande, ci sta. In questo caso è o il travel size per, li metto dentro, travel size da viaggio, se volete averli da viaggio, oppure per prova, perché in questo caso ci sta assolutamente. Per non comprare il formato grande, magari non è adatto ai vostri usi. Poi invece andiamo avanti e in questa bellissima pochettina ho tenuto tutti i prodotti travel size di Belif, questo marchio, sempre in vendita anche lui da Sephora. Qualcosa a Look Fantastica, qualcosa Zalando, Esos, un po' ovunque. Ok, allora intanto vediamo di tirare fuori i prodotti e ve ne parlo. Ok, il primo che vi mostro è questo Creamy Cleansing Foam Moist. Questo è un 30 ml, è un detergente il viso in crema, un po' la funzione di quello di Pixi, quindi sempre in crema, umidificate il viso e poi dopo fa una leggera schiuma. Il profumo è, ecco, un pochino, c'è ancora un pochino da farvi vedere. Il bello è che arriva fino alla fine, da qualche parte ho la clip e cerco il prezzo: 160 ml, 22 euro. Allora, avete visto la clip? Fa una schiuma leggera a contatto con la pelle ed si sciacqua facilmente. Il fatto è che pulisce benissimo la pelle, anche quella mista, quella oleosa, lascia una bella sensazione di pulito, allo stesso tempo non la secca e non la irrita. A mio avviso un ottimo prodotto, oltretutto anche valido come lista ingredienti. Poi dopo stavo cercando per la skin care, perché qui ho, ma volevo mostrarvi se lo trovo, eccolo qua. Questo è il Moisturizing Eye Balm, quindi è il contorno occhi piccino piccino, ovviamente un travel size anche questo da viaggio, è un 5 ml, prezzo invece è 25 ml, 38,90 euro. Allora, ha una texture in gel molto fresca, bello sulla pelle, si è poco prodotto, si massaggia bene, assorbe velocemente, ma lascia la pelle davvero idratata. Quindi è un gel fresco, rinfrescante, ma super idratante, che però non appesantisce, non appiccica, ottimo anche come base make-up. A me questo è piaciuto davvero tanto, assolutamente nel caso da provare. Andiamo avanti con gli altri prodotti. Ok, questo è il Tea Tree Cream,
vera crema acqua bomb, quindi sempre nella linea leggera a base di acqua, ma allo stesso tempo dal grande potere idratante. Questa è una crema da giorno, 10 ml, ma ho il prezzo pieno, 50 ml, 35 euro. Allora, ha la stessa consistenza del contorno occhi, un gel però idratante, quindi subito ed è bella leggera sulla pelle, perfetta anche sulla pelle mista o grassa, anche la mattina ed è prima della base make-up, sicuramente valida, assorbe velocemente e lascia la pelle idratata, molto idratata ma non unta, cosa importante, quindi perfetta per me ad esempio per il periodo estivo sul mio tipo di pelle, dove normalmente con il caldo preferisco il siero, soprattutto perché sennò il make-up non regge. In questo caso perfetta, regge bene, bella idratante, a me piaciuta davvero tanto. E adesso andiamo avanti con, eccolo qua. Questo è il Bergamot Herbal Extract Toner, tonico con bergamotto per pelle da normale a mista, 20 ml, molto erbaceo il profumo, 200 ml, 24,50 euro. Allora, non posso dire che sia un tonico malvagio, però è proprio un'acqua. Herbal Extract, un estratto di bergamotto in fase acquosa, quindi è proprio molto liquido. Va applicato con le mani perché con un dischetto lo assorbe tutto. Cosa che non ho apprezzato è che uno è molto alcolico e sulla pelle non è il massimo. Poi che è pesante. Cioè, si sente sulla pelle, forse è questa base alcolica, non lo so, però non è una cosa fresca, se dopo lo senti appiccicoso sulla pelle. E buono, ci sta, ma ci sono tanti altri tonici molto più validi, a mio avviso. Ora veniamo con l'ultimo prodotto, se qui non mi cade tutto, e in questo caso è il Hungarian Water Essence, quindi una formula idratante a base di acqua. Forse dovevo metterla prima del tonico, però l'ho messa prima del tonico e parlandovene. Allora, questo è un 10 ml. Bello il fatto che ha l'applicatore con pompetta, anche nel travel size. Prezzo pieno 75 ml, 39,90 euro. È una booster in fase acquosa, anche questo bello idratante, ma allo stesso tempo con una texture leggera, che assorbe velocemente, quindi perfetta per la pelle mista. Quando dicono questa acqua base e formula base a base di acqua, effettivamente è un gel fresco con un grosso potere idratante, ma che allo stesso tempo è leggero sulla pelle. E sulla mia pelle mista, tutto l'anno mi piace tanto. In estate per me è fantastico. Quindi questi erano i prodotti principali di Belif e Pixi. In questo caso non ho trovato un travel size di Belif che fosse in vendita, ma sicuramente qualcosina in giro nei vari kit oppure nei test che ci possono essere. Si potrà trovare sicuramente qualcosa per testare un prodotto senza dover spendere troppo. Io a questo punto metto via il foglio perché non ci serve più. Fatemi sapere quali avete provato, quali vi incuriosiscono maggiormente, se come vi siete trovati, se qualcuno lo conoscete, e io come sempre spero sia stata utile e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!